essere presenti sull'isola. E quindi per me è una gioia immensa potervi dare il benvenuto in questo luogo e dire che qui sia casa in quanto siamo nella casa del Signore, ma anche perché possiate sentire e respirare la bellezza di ritrovare il Padre nei luoghi della sua infanzia. Ringrazio Cito anche per questa iniziativa, per questo momento di incontro nel quale possiamo anche pregare e invocare Dio affinché ci doni questa bellissima figura di santità. Possiamo invocare il Padre come santo presto, quindi preghiamo anche per lui e chiediamo la sua intercessione, perché presto, attraverso l'azione di Dio, possiamo riconoscerlo come santo e quindi come potente intercessore davanti al trono di Dio. Grazie. Naturalmente capirete che un discorso che poi diciamo è breve, perché deve essere immagine, vicino, e come faceva non può toccare, però un aspetto che sicuramente è particolarmente caro alla nostra dottoressa Staracci, sentiamo quale, accogliamo con un bel applauso. Buonasera a tutti voi, a tutte voi. E io questa sera ho uno scopo, un obiettivo, ma più che altro un desiderio. È quello di riuscire a trasportarvi in una dimensione di ascolto, che ci faccia aderire più perfettamente, se così si può dire, alla figura di questo frate, padre Simpliciano, che a due secoli quasi dalla nascita, come ci diceva il professore Ferrigno poc'anzi, non cessa di esercitare un fascino ed un'attrattiva irresistibile, proprio perché è una figura dotata, a mio avviso, di eccezionale attualità. Il desiderio profondo è fare in modo che vi possiate innamorare di padre Simpliciano, ma anche del suo pensiero, di alcuni aspetti delle azioni che gli ha compiuto. Vedete, come diceva il professore Ferrigno, lui nasce due secoli or sono più o meno qua di fronte, e sicuramente quest'area ancora legge della sua presenza. Nasce al secolo con Agnello Maresca, e